Benvenuti al telegiornale di Televallata, nuovo appuntamento che ci accompagnerà tutti i venerdì su Televallata. Fuga, afgano quindicenne trovato in un camion. Toccata anche la Valle del Santerno, quindi, da questo triste fenomeno, quello dei clandestini che si attaccano fra gli ingranaggi del camion e percorrono centinaia di chilometri in cerca di una vita migliore. Nel nostro caso si tratta di un ragazzino appunto di 15 anni, fuggito dall'Afghanistan, a sua detta in seguito alla morte dei genitori in guerra, giunto al porto di Napoli si sarebbe nascosto sotto al camion. Trovato e soccorso da passanti e dagli operai di una fabbrica, è stato poi affidato all'Arma dei Carabinieri che farà chiarezza sull'accaduto. Passiamo ora a Borgo Tossignano. Il parcheggio non sta fermo, decolla il piano su via Marzabotto. Un importante finanziamento di 100.000 euro, finanziati per il 50% dalla provincia di Bologna e per il 50% dal comune di Borgo Tossignano, serviranno per riqualificare l'area parcheggio di via Marzabotto, un'area che è limitrofa alla baracchina lungo fiume e a tutto quello che è il percorso di svago e naturalistico. Un'importante occasione per ottenere quindi tanti posti auto e anche posti attrezzati per i camper, quindi un incentivo al turismo e alla valorizzazione del territorio di Borgo Tossignano. Ora passiamo a una piccola nota politica. Sono recenti le dichiarazioni imbarazzanti di Silvio Berlusconi in merito al nuovo nome del partito, che sarebbe Forza Gnocca. Anche gli esponenti locali del PDL si dissociano da quanto detto dal Premier. Dice Manuel Caiconti: "Certe battute stanno bene tra amici al bar o d'inverno in tavernetta con un vin brulè. Mi dissocio assolutamente da colui che, pur avendo fatto tanto per l'Italia, ora ha perso il senso della misura e mi costringe, e con me altri, ad avere nostalgia del nostro vecchio caro partito di provenienza." Una dichiarazione quindi forte, una dichiarazione importante. Anche gli esponenti locali del PDL si dissociano da Berlusconi. Ora ci spostiamo a Castel del Rio, via Monte Lafine, querela infinita su una strada in cerca d'autore. Sì, perché a quanto pare in questa frazione di Castel del Rio c'è una strada la cui asfaltatura e la cui manutenzione ancora non si capisce se spetta ai privati residenti oppure sia un onere in carico al comune di Castel del Rio. Si cercherà appunto di fare chiarezza su questa faccenda. Intanto i residenti si sono autotassati cofinanziando parte dell'opera, però certamente se la strada è pubblica o privata, questo va saputo per decidere poi come comportarsi in futuro sulle opere di manutenzione, appunto, verso questa strada, verso Monte Lafine. Ora restiamo nel comune di Castel del Rio, ma ci spostiamo nella frazione di Giugnola. Il lavatoio tornerà agli antichi splendori. Il comune sta raccogliendo i fondi necessari per il restauro del simbolo del paese in attività fino dall'Ottocento. Un importante simbolo, quindi quello del lavatoio, dove le signore di casa si radunavano nel secolo scorso a lavare i panni. Un simbolo importante che vuole essere quindi recuperato e restaurato dai residenti. Sono in arrivo 5.000 euro. In parte finanziati dal comune di Castel del Rio e in parte anche dai privati, quindi per restaurare questo piccolo pezzo della storia della frazione di Giugnola a Castel del Rio. Bene, questa simpatica notizia era l'ultima notizia per oggi. Noi vi ricordiamo questo nuovo appuntamento col telegiornale di Televallata tutti i venerdì.